Prima che cominci il film, vorremmo pregarvi di guardare insieme a noi per un paio di minuti questi luoghi silenziosi, solitari, nel loro aspetto invernale. Perché il vero inizio della nostra storia è qui, sulla riva turca dello Stretto dei Dardanelli, sulla pianura di Troia, dove circa 3.000 anni fa fu combattuta la famosa guerra. E la città cantata da Omero è lassù, sulla collina. Questo mucchio di pietre. Abbiamo visitato le rovine prima di iniziare le riprese e portato via con noi queste poche immagini. Sono 9 città, una costruita sull'altra. La prima che si intravede appena negli strati inferiori degli scavi non era che un villaggio neolitico, la penultima una grande roccaforte dell'età micenea. Se ne vedono i muri ben costruiti. E proprio questa è la città di Omero. La città splendida e felice che una spedizione di Achei venuti dalla Grecia per mare avrebbe distrutto intorno all'anno 1200 avanti Cristo. Per quale motivo? Per una donna, dice la tradizione. I veri motivi furono probabilmente altri. Ma le ragioni della storia si sono perdute. Troia non rinacque mai più. Il vento portò terra sulle rovine, le ricoprì interamente. Il tempo ne inghiottì anche il ricordo. Si dubitò persino che fosse mai esistita. Fino a quando un archeologo dilettante che credeva in Omero, il tedesco Schliemann, ritrovò la città 100 anni or sono. E qualcosa ritornò alla luce del sole. La via sacra che portava alla cittadella. L'avanzo delle porte scee, dove Omero collocò nell'Iliade il tenerissimo colloquio tra Ettore e Andromaca. E così, al visitatore di oggi, viene il sentimento di ciò che accadde sulle rive dello Scamandro. E quando, ritornando in Europa, nel museo di Atene si vedono le maschere funebri d'oro dei mitici guerrieri achei, si crede che siano proprio loro i conquistatori di Troia, quelli che partirono dopo il massacro per un difficile ritorno in patria. L'Odissea è la storia di uno di questi ritorni.